Minecraft è un gioco bello, ma a volte potrebbe annoiare. Ecco qua 10 mod per rendere Minecraft migliore. Partiamo con una mod che include nuove tipologie di portali che si accendono cliccando su questo nuovo blocco premendo CTRL o SHIFT. La mod collega i portali che hanno gli stessi simboli, come vedi. Non fare caso ai blocchi che ho utilizzato per fare portali, basta solo che siano grandi 5x5. Ed eccovi la Classical Art. Questa mod mi ha fatto pensare tantissimo a Mniuzzo. Lui, sapete, studia arte. Vengono aggiunti tanti quadri famosi come la Gioconda di Leonardo da Vinci. Un po' di arte in più in Minecraft ci sta. Hai poco tempo per cogliere e ripiantare il tuo raccolto, ti aiuta la Harvest Shatters, che introduce come attrezzo la falce, che con un sol colpo taglia tutto quello che avevi nell'orto e ripianterà i semi. Ovviamente più potente è la falce, più sarà grande l'ampiezza del taglio. La Mineral Chance aggiunge possibilità, che incrementa con l'enchant fortuna, di trovare un minerale rompendo un blocco di pietra, oppure di nederite, dipende in quale mondo voi siate. Utile, ma non rivoluziona troppo il modo di scavare su Minecraft, forse è più utile per chi fa perimeter. Dammi una tua opinione sotto nei commenti. Ok, qua superiamo il limite del gioco di ruolo. Sapete, quando il vostro personaggio ha delle caratteristiche, con la Not and Out Breeding anche gli animali avranno statistiche. Più alte sono, più alto sarà il quantitativo di drop che lasceranno. Per visualizzarle cliccate sull'animale con il tasto destro. Con la Resource Pandas puoi colorare i panda con i blocchi dei minerali. Basta, non fa altro. Non capisco l'utilità di questa mod ed è anche difficile farli colorare con i blocchi. Commenta anche tu con un hashtag perché. Perché? La Stack Refill ricarica automaticamente la pila di oggetti nella mano del giocatore se c'è uno qualsiasi degli stessi oggetti nell'inventario, oppure sostituisce il tuo piccone esaurito con un piccone uguale ma nuovo di Zeke. Ecco la mod di oggi per i miei amici builder, la Hull Twirks aggiunge la possibilità di colorare con i coloranti la lana già piazzata, così facendo non si deve ogni volta cambiare il blocco. Davvero molto utile, finalmente. La Bottomless Pit aggiunge due item. Il primo toglie tutti i blocchi fino alla bedrock e a 5 utilizzi, l'altro toglie tutti i blocchi inclusa la bedrock. Anche questo utile per chi scava perimeter, perché sennò altra utilità non mi viene proprio in mente, no. Pensavate che la Hull Twirks fosse l'unica mod per i builder di oggi? E invece no. Ecco la Omni, mod che introduce nuovi blocchi molto carini. La possibilità di unire più fiori dentro ad un blocco, ma la particolarità sta nel fatto che potrai stratificare la polvere di calcestruzzo e bagnandolo si solidificherà, restando dell'altezza in cui l'hai stratificato. Ecco, questa io la chiamo felicità. Bene funghetti, queste erano le 10 mod per rendere Minecraft migliore di questa puntata. Ci vediamo alla prossima. Tutte queste mod le potete trovare sotto in descrizione. Da me è tutto lì nello studio. Ciao funghetti. Iscriviti e lascia like. Iscriviti e lascia like. Iscriviti, lascia like. Iscriviti e lascialo quel like, è gratis. Iscriviti, è gratis. Veloce.